veramente lungo. Sia la mia testimonianza che quella di tutti i ragazzi che hanno fatto questo tragico viaggio, che è arrivato in Italia, accolti così bene, hanno scelto di ridare la scuola italiana ciò che abbiamo ricevuto, impegnandosi nel sociale, girando le scuole per testimoniare il valore del suo lavoro. Benvenuti. È una bella occasione per ricordare 30 anni da questo grande documento e per ringraziare l'UNICEF per quanto fa nel nostro paese e in sede internazionale. E poi per salutare voi ragazzi, siete i benvenuti. Poi siete accompagnati in maniera significativa da due sponsor importanti, un maestro dell'arte orafa e una protagonista del futuro nello spazio. E questo è il segno di come l'UNICEF e le sue attività richiamino le persone più capaci e più consapevoli delle sorti dell'umanità all'impegno per affiancarlo. È confortante, quanto lei ha sottolineato, come tutti sappiamo, che il futuro sarà nelle vostre mani, purché manteniate da grandi le sensibilità e le convinzioni che nutrite per ora, da bambini e da ragazzi. Se manterrete queste sensibilità e questi atteggiamenti, tutti voi, bambini e ragazzi, rendete il mondo certamente migliore, come gli adulti lo hanno costruito in questi secoli. Siete davvero benvenuti, è un piacere avere il tuo libro perché è una bella esperienza. E il titolo è molto bello, fa riflettere tutti, ognuno di noi è diverso da tutti gli altri, ha condizioni particolari, ma tutti insieme ci arricchiamo vicendevolmente. Ed è un piacere avere avuto i disegni della tua classe, Carolina, sono molto belli. Questi 30 anni sono passati non invano, perché le condizioni nel mondo sono grandemente migliorate. Si è abbattuta molto la condizione di povertà, si è abbattuta molto la condizione di mancanza di istruzione nel mondo,
ma la nostra attenzione è più che a questi risultati importanti, a quello che ancora resta da fare, che è tanto, perché vi è molto ancora da fare sull'uno e sull'altro versante, sulla salute dei bambini in tante parti del mondo, sulla loro alimentazione, contro la fame e per l'istruzione. Fin tanto che il mondo non sarà equilibrato, in maniera che dovunque vi siano condizioni di questo genere, non sarà soddisfatto l'obiettivo principale che riguarda la comunità internazionale. Naturalmente guardiamo anche a quanto va fatto in Italia, che provo a ricordare contribuisce molto a questa azione della comunità internazionale attraverso l'impegno delle Nazioni Unite e delle varie agenzie internazionali, dedicando molto delle sue energie e delle sue possibilità a contribuire al miglioramento delle condizioni dell'infanzia nel mondo, in tante parti, in tanti continenti. L'Italia è sempre stata in questo in prima fila e continua ad esserlo, con un impegno convinto e concretamente sviluppato. Naturalmente, ripeto, deve pensare anche ai suoi proprio interno. Quanto viene in quel rapporto viene indicato, sottolinea come anche in Italia si è migliorata nettamente la condizione di salute e di vita dell'infanzia, che è un grande risultato. Erano già a livelli naturalmente importanti, ma sono migliorati molto. Bisogna fare sempre di più, naturalmente. Così come anche per quanto riguarda il problema dei ragazzi e dei giovani, già ampiamente maggiorenni, che non lavorano e studiano, che è un problema che riguarda essenzialmente l'occupazione, il nostro paese e la formazione per l'occupazione. Però quello dell'infanzia, il problema è significativo che per l'Italia venga sottolineato l'alimentazione impropria, che è un segno non di mancanza di mezzi, ma di cattivo uso dei mezzi di cui si dispone. È un paradosso che in alcune parti del mondo i bambini abbiano molto e mangino male, questo non fa bene alla salute, e in tante altre parti del mondo i bambini non hanno neppure cosa mangiare. Questo è il problema che riguarda, ripeto, l'equilibrio tra le parti del mondo. E voi da grandi saprete affrontarlo meglio di che abbiamo saputo fare noi adulti. Ma ripeto, lo farete meglio se manterrete da adulti quello che avete oggi di convinzioni, di visione del mondo, di visione dei rapporti tra le persone, di senso della dignità di ciascuna persona e di sensibilità. Benvenuti ragazzi, è un piacere avervi qui. Auguri. Fondamentale, come vi chiamo. Grazie molto. Facciamo una foto insieme, ragazzi. Vieni tu, Francesco. Attimo. Ragazzi, auguri. È un piacere incontrarvi.